molti di giovani ciprioti, anche loro colpiti dalla crisi che affligge l'isola. Facce che non hanno più un sorriso, volti preoccupati per un futuro che oggi non c'è. Per chi ha la mia età, credo che debba andare via da Cipro, in un altro paese, perché qui non c'è futuro, non c'è lavoro, non c'è niente. Credo che i giovani debbano trasferirsi in un altro paese, se hanno la possibilità, per cercare un futuro migliore. Io penso che è la soluzione migliore per ora. Cambiare paese per sperare di trovare lavoro. È quello che pensano, è quello che vogliono, è quello che fanno tanti giovani che vivono nella parte greca di Cipro. Penso che i giovani ciprioti siano i più colpiti da questa crisi. La percentuale di disoccupazione è vastissima tra i giovani e molti di loro stanno pensando di trovare un lavoro fuori, mentre altri hanno problemi nei loro studi. Adesso è il momento di guardarsi intorno e cercare di capire cosa fare. Nel 2012 a Cipro la disoccupazione ha raggiunto quasi il 15%, 5 punti in più rispetto al 2011. Secondo i dati Eurostat, l'isola vanta un triste primato, insieme a Grecia e Spagna, quello del maggiore incremento. E la situazione è ancora più grave quando si parla di giovani. Uno su tre non trova lavoro. Nel 2012 la disoccupazione ha raggiunto quasi il 30%, il picco di una drammatica, costante crescita. Una situazione che ha provocato tensioni anche fra gli studenti delle università, che hanno promosso tante manifestazioni di protesta. Per chi studia, l'Università di Nicosia offre molte opportunità per specializzarsi. Qui i giovani studiano e frequentano le lezioni, ma ora non hanno più illusioni. A Cipro non c'è lavoro. È veramente difficile trovare lavoro qui. Era difficile già prima di questa situazione. È difficile, ma non è solo la difficoltà nel trovare lavoro che spinge ad andare in un altro paese. Ci sono anche altre cose che allo stesso modo fanno pensare, soprattutto anche perché l'Europa e principalmente i paesi mediterranei stanno affrontando situazioni simili, chi meglio, chi peggio. Quindi è una difficile decisione. Essere il paradiso fiscale della porta accanto per l'Europa e soprattutto per la Russia è stata la fortuna e ora la condanna per l'economia cipriota, da sempre basata sulla forza delle banche, un sistema travolto dal terremoto finanziario messo sotto tutela dall'Europa. Un paese diviso, ma dove due culture convivono, a sud quella greca e nella parte nord dell'isola quella turca. Ecco l'appendice di Ankara, che non sembra sentire alcuna crisi. L'economia della Turchia ora è molto buona, perché abbiamo fatto alcune riforme finanziarie dopo il 2002. Prima eravamo in una profonda crisi che iniziò nel 1999. Qualche giorno fa il ministro dell'economia della Repubblica Nord di Cipro è venuto qui all'università di Famagosta e ha detto che la situazione economica adesso è molto buona ed è pronta per nuovi sviluppi. Nell'Università di Famagosta, sempre nella zona turca dell'isola, sono tanti gli studenti stranieri e tra loro è difficile trovare qualcuno che senta gli effetti della crisi. Io non sento per niente la crisi economica. Certo, alcuni prodotti qui sono molto costosi, alcune cose sono costose, come per esempio vestiti, cibo. Questa è una città di studenti, quindi non c'è molta scelta e si compra lo stesso, ma comunque non ho alcun problema economico.
Famagosta si trova lungo la costa orientale dell'isola, conquistata dai genovesi nel 300 e dai veneziani nel 400, ora è al limite della buffer zone, l'area di confine con la parte greco-cipriota, controllata dai soldati turchi. La crisi economica, quindi, ha accentuato il divario e la netta divisione che esiste nel paese, senza dare così speranze al progetto di riunificazione. No, non è possibile stare uniti. Questa è una questione troppo grande. Le due nazioni non possono essere una, perché loro hanno molti problemi. Nel 1974, dopo che la guerra è scoppiata, i turco-ciprioti hanno provato a diventare una stessa nazione, uno stesso paese, ma i greci non volevano in quel tempo. Cipro quindi è una realtà davvero complessa, con problemi interni difficili da risolvere e una situazione economica che induce i giovani a fuggire dall'estero. Io vedo che le persone qui hanno paura e quello che è successo è veramente una brutta sorpresa. Credo che la situazione andrà via via peggiorando, ma vediamo, i ciprioti amano veramente il loro paese e quindi cercheranno sicuramente di fare il loro meglio. Certo, sperare in una ripresa non è proibito, ma le risorse non possono venire solo dall'Europa. Cipro, per esempio, anche col turismo, grazie alla bellezza delle sue coste e del suo mare, può trovare la forza per rialzarsi.